Stadio Renzulli di Ariano Irpino, amici di User TV e cari sportivi tutti, un saluto affettuoso da Pasquale Russo per questa prima gara del campionato di eccellenza, il Girone A, che ha inaugurato oggi la sua prima giornata con gli anticipi di ieri, anzi per quanto riguarda questa gara di vista di NHD Audax Generale, l'ultima partita in programma, infatti le gare si sono già disputate sia ieri sabato che nella mattinata di oggi domenica, con la Palmese che ha vinto sul campo di Ottaviano per 3-1, il pareggio di ieri da Montemiletto e Grotta 0-0, la vittoria del Città di Avellino a Pomigliano per 2-0, il pareggio tra Saviano e Posportivo Lione, poi la vittoria della Virtus Avellino contro la Forza Coraggio 3-1, giocata sempre ieri, la vittoria dell'Acerrana sul campo della Campania Ponticelli per 1-0, sempre gara che è stata giocata in anticipo ieri. Ora invece sono qua due formazioni che insomma, storicamente sono rivali, sempre partite mai banali, quelli tra Russa, Ariano e Cerriano, con due formazioni che chiedono risposte per vedere di che campionato possono pensare di dover affrontare. Cerriano, come sapete, è ampiamente rinnovato anche nella società, in tutto praticamente si è ripartiti da zero con la nuova società guidata dal presidente Angelo Magnotta, mentre l'Ariano, che non ha partecipato al format conclusivo del campionato di eccellenza, ora riparte con molti dei suoi veterani che sono rientrati qui agli ordini del vecchio Gerardo Del Vecchio, sempre lui a tenere alto il nome del sport calcistico qui ad Ariano, mentre ora c'è un minuto di raccoglimento con il capitano Capodilupo che va a divorare dei fiori, vediamo. Diremo dopo che non c'è stato comunicato di questa preliminare, comunque vi servimo a dire dopo il motivo di questo minuto di raccoglimento. Vediamo la nuova presentazione di questa partita, quindi dicevamo una gara che ovviamente le prime partite sono sempre quelle che sono, mai si possono avere delle risposte certe. Diciamo subito che il Cervinara è un cantiere ancora aperto, ci sono due calciatori che sono stati acquistati, Santo Nicola centrocampista e Palmieri difensore, che oggi non sono in campo, non c'è in campo neanche Russo Lillo che ha accusato un problema muscolare. Per quanto riguarda l'Ariano vediamo anche che non è in campo l'ex di questa gara che è Santo Suosso, anche Grasso il difensore molto esperto è in banchina, quindi anche mister De Vecchio avrà i suoi problemi. Io passo a leggervi subito velocemente le formazioni con l'Ariano che schiera Fagiano, Zullo e Coppola, Iannella, Conti e l'altro ex che me l'ha sfuggito, Landolfi, Vesce, Teneriello, Capodilupo, Bernardo e Volzone. Risponde il Cervinale con Scolavino, Simone Cioffi, Sieno, De Marco. Dante, il fischio dell'arbitro della partita è iniziata. Con De Marco, Gianluca, Lupoli, Borrelli, Martinelli, Guadagni, Cornazzani, Pedrone e Barbato. L'allenatore è Pasquale Giuliano. Per le panchine, per quanto riguarda l'Ariano, c'è Sacenco, Sciancalepore, Cornacchia, D'Alessio, Fiore, Grasso, Santo Suosso, Gian Gregorio e Giasullo. Per quanto riguarda invece il Cervinara, D'Andrea, Ruggero, Nazzaro, De Marco, Alessandro, Guida, Casale, Russo Lillo e Mercato. L'arbitro arriva da Firenze, è il signor Mairani, coadiuvato dai due guardalini Vanno di Napoli e Panico di Nova. Dando c'è stato il primo pallone
portato avanti dalla formazione casacca bianca in Cervinara, in Granata invece la formazione della, in Amaranto la formazione del Luis Ariano. La battuta del portiere Faggiano con la palla che Lupoli cerca di... invece c'è Bernardo che viene poi fermato da Barbato, il Cervinara che si stende in avanti, Cornazzaro che cerca di servire il numero 7 Martinelli che prende il posto di Orlando Russolillo, mentre ora c'è un passaggio all'indietro direttamente verso il portiere Faggiano dopo che Conti gli aveva lasciato il pallone. Si ripropone ora in avanti il vis Ariano con ancora il lancio lungo di Faggiano e Borrelli che va a saltare, attaccato farrosamente, anzi no, l'arbitro opta per un calcio di punizione a favore del, dell'Ariano, il fallo di Borrelli ai danni di Capodilupo. E quindi questo calcio di punizione dalla tre quarti, vediamo sul pallone, va il numero 7 Vesce, dietro di lui c'è Bernardo, ma per Bernardo riteniamo che sia un po' lontano tirare direttamente verso la porta di Scolavino, invece Fisce, oppure si opterà per un cross in area di rigore. Barriera formata dal portiere cervinarese con tre uomini che la compongono e vediamo che sul pallone c'è ora proprio Bernardo che prende le misure, vediamo chi dei due seguirà questo calcio di punizione decretato dal direttore di gara per un fallo ai danni di Capodilupo, e vediamo, ed è Vesce che va al pallone, c'è la deviazione con la sfera che finisce in fallo laterale e ancora l'Ariano che ha l'opportunità di rimettere in gioco il pallone, vediamo in zona d'attacco ancora per il numero 10 Bernardo, poi c'è questo tentativo di cross con il portiere Scolavino che chiama il pallone, lo raccoglie sul primo palo e poi affida il pallone a Borrelli che chiama in causa Sieno, anticipo ai danni di Petrone, il pallone che finisce in fallo laterale. Del Cervinara sono rimasti pochissimi calciatori rispetto alla scorsa stagione, Petrone è uno di quelli, poi abbiamo i gemelli De Marco, Alessandro e Gianluca, Gianluca in campo, Alessandro in banchina, e poi abbiamo ancora in panchina c'è Casale, Giuseppe ed in campo il capitano Simone Cioffi. La rimessa laterale ancora dell'Ariano, palla che sfila via, è proprio Simone Cioffi che la lascia al portiere Scolavino che con le mani mette in movimento Lupoli, si ferma Lupoli, poi ancora il pallone affidato a Simone Cioffi, poi Barbato, ancora Simone Cioffi, allarga su Borrelli ma c'è la pressione da parte dell'Ariano, Cervinara che cerca di superare questa prima barriera, questo primo ostacolo posto dai calciatori ariani, mentre vediamo ora c'è in azione Guadagni che finisce a terra, l'arbitro dice che si può continuare, mentre Cornazzani si dispiega molto bene, c'è il lancio in mare per Martinelli, il tocco di Martinelli con la parata di Faggiano, primo affondo del Cervinara con Cornazzani per Martinelli che di punta. Il Cervinara è andato vicinissimo al gol, con non è riuscito Martinelli ad alzare il pallone ed è stato bravo Faggiano con la sua esperienza a coprire il, la massima parte della visuale al calciatore numero 7 del Cervinara e il pallone classe 2000, ricordiamo Martinelli, Cervinara che schiera in campo tre under e tre giocatori che sono del 2000. Allora vediamo sul pallone, c'è Barbato e è lui che scodella il pallone verso Simone Cioffi, lungo però questo passaggio, il pallone si spegne in fallo laterale e c'è la rimessa in gioco da parte dell'Ariano, ma
al quinto minuto c'è stata questa azione ben architettata da parte del Cervinara con Martinelli che va velocissimo al gol. Attenzione, c'è il pallone ora, azione quasi identica a quella del Cervinara, questa volta è uscito Scolavino in anticipo sul numero 4 Iannella, mentre ora c'è Lupoli ancora all'indietro verso Scolavino che questa volta manca il pallone in avanti. Cervinara che come abitudine di mister Giuliano vuole giocare il pallone, quindi parte con il pallone a terra da dietro, ma ovviamente come è noto questo fatto ha molti rischi, quello della pressione della squadra avversaria che ti può mettere in difficoltà. La rimessa in gioco è ancora per l'Ariano, pallone Simone Cioffi di testa ancora a mettere il pallone in fallo laterale. E vediamo, si raccoglie il pallone, anzi no, arriva dalla panchina per questa rimessa laterale che viene affidata una volta al numero 4 Iannella e ancora Simone in anticipo, Cornazzani, l'idolo argentino che si va a conquistare un fallo laterale. È stato lui protagonista dell'assist in area di rigore verso Martinelli. Vediamo il numero 5 Lupoli, classe 2002, poi il passaggio su Guadagni che invece è 2001. E ora Simone Cioffi che batte questo calcio di punizione proprio a beneficio di Lupoli che viene chiuso dal recupero di Bernardo che gli mette il pallone in fallo laterale, il controllo da parte di Barbato, poi ancora il pallone che finisce in fallo laterale, squadre guardinghe che non consentono un minimo spazio agli avversari. Ancora vediamo Guadagni per Gianluca De Marco, sale Sieno, il suggerimento verso Pedrone, Pedrone riesce a portare a casa soltanto un fallo laterale, la rimessa in gioco, Pedrone in area di rigore, cerca di girarsi per il cross, è costretto ad uscire, poi eccolo qua, si gira, affida il pallone verso Lupoli, arriva in ritardo Lupoli, è stato un po' incerto se andare in avanti o meno, è rimasto nella zona ignota come si dice, alla fine ha commesso palla ai danni di Iannella, calcio di punizione affidato a Conti, l'ex cervinarese che ora lascia l'incarico invece al portiere Faggiano. Siamo arrivati al 8° minuto qui dallo stadio Rezzulli di Ariano, Ariano 0 Cervinara 0, è il riscontro di questi primi minuti di gara, campionato di eccellenza, girone A. Squadre si stanno affrontando a viso aperto, non disdegnano di affondare in avanti fino a questo momento. Vediamo chi cercherà alla fine di prevalere soprattutto nel gioco di centrocampo. Simone Cioffi che manda il pallone in avanti verso Martinelli, toccato da Bernardo Martinelli, termina a terra, intervento dell'arbitro, c'è il fallo laterale ed è Barbato che manda questo pallone verso Borrelli, Borrelli che apre per Sieno, Sieno guarda il piazzamento dei compagni, poi cerca questo pallone filtrante verso Cornazzani, viene deviato in fallo laterale e la rimessa in gioco e il controllo è ancora da parte della formazione cervinarese con Simone Cioffi, poi ancora vediamo Borrelli e ancora in avanti il Cervinara con Barbato che serve sempre i Lupoli, Guadagni, si gira Guadagni, poi decide di affidarsi ancora verso Lupoli, Cervinara che cerca il controllo del pallone, c'è Petrone all'indietro verso Barbati, Barbati il pallone, ancora verso l'inserimento da parte di Martinelli, e bravo il difensore dell'Ariano ad anticipare ancora questo intervento. E vediamo ora la decisione dell'arbitro, il calcio di punizione assegnato al Cervinara, ancora Barbati, il pallone ancora verso Borrelli, Borrelli allarga su Sieno, Sieno evita un avversario, poi cerca l'appoggio verso Petrone, niente da fare, Petrone però riesce a recuperarlo questo pallone con caparbietà, Cervinara che si applica molto, altrettanto fa l'Ariano, insomma
è una partita che interessa e diverte anche, dobbiamo dire. Ancora vediamo il pallone da parte di Simone Scioppi. Mentre ora il Cefinare che manovra il pallone e il controllo ancora da parte di Barbato che cerca Petroni, sbagliato però la misura del passaggio, e il pallone che termina sul fondo. Quindi sarà il portiere Faggiano a rimettere in gioco la sfera per la formazione di casa. L'anticipo di Simone Cioffi, poi capo di lupo di testa e c'è il pallone alzato e rinviato in avanti altissimo da parte di Borrelli. Manca l'intervento di testa Martinelli e Coppola che controlla il pallone. Coppola poi palla all'indietro verso il numero 6 Landolfi, e ancora il portiere Faggiano che viene chiamato in causa. Insomma, due squadre si sono messe quasi a specchio, fanno una pressione entrambe sui portatori di palla, mentre ora c'è De Marco, Gianluca, poi ancora Petrone, affidare lo scambio con Siena, ancora De Marco, ancora Petrone, l'appoggio verso la Guadagni e poi il Cefinale che allarga il gioco, lo fa a beneficio qui proprio sotto la nostra postazione sul numero 5 Lupoli. Si ferma Lupoli, il servizio su Martinelli, si inserisce molto bene ancora Gianluca De Marco per Cornazzani, ancora De Marco. Chiama in causa questa volta Sieno, Sieno viene fermato, Sieno si sarebbe presentato al tiro certamente, poi ancora De Marco, molto bene, ancora Lupoli per Martinelli. Cefinare che fa gran possesso palla, fa circolare il pallone, Landolfi ancora per Sieno, poi il pallone sui piedi di Guadagni, attenzione, Guadagni il pallone sempre verso Martinelli. Si ripete lo schema, ma Coppola fa buona guardia e mette il pallone in fallo laterale, anzi no, sembra che si trattava di Annella. Mette il pallone in fallo laterale, ancora vediamo Cornazzani va alla respinta, ma c'è il fallo ai danni di Conti. E può riprendere il gioco con questo calcio di punizione. Vediamo, Teneriello si ferma, poi guarda il piazzamento dei compagni, poi manda in avanti questo pallone, ma in una zona del campo dove non c'è nessuno, la palla viene controllata da Lupoli che allarga verso Borrelli, Borrelli prende in contropiede Barbati che però riesce a raggiungere il pallone, ancora verso Lupoli, ancora Simone Cioffi e poi ancora il Cefinare che fa circolare il pallone, Guadagni molto bene, Barbati chiama in causa ancora Borrelli, Borrelli per Petrone, Petrone che scambia con Barbato, poi Petrone chiama in causa ancora Guadagni. Cefinare che fa circolare il pallone, come vedete non lo alza mai, perde però la palla, ora la recupera Bernardo, attenzione, c'è Simone Cioffi che va a chiudere su questo cross destinato a capo di lupo e la sfera ora che viene controllata ancora dalla formazione in casacca bianca, l'Audax Cefinara, con Simone Cioffi, il capitano che porta palla, avanza, poi serve ancora Guadagni, poi Gianluca De Marco per Cornazzani, midollo argentino, il pallone dietro verso Barbati, per Sieno, per Petrone che aveva toccato per Sieno, c'è il fallo laterale però da parte di Zullo. E il pallone ancora sui piedi del Cefinare, ancora Lupoli che affida ancora Gianluca, il pallone filtrando, Martinelli, Cornazzani, Cornazzani, pallo verso Lupoli, ancora in area di rigore il Cefinare con Cornazzani che cerca di mantenere il pallone in campo, non ci riesce, ma va sottolineata e apprezzata la vitalità da parte del Cefinare almeno in questi minuti iniziali con questo controllo palla
al centrocampo e poi questi tentativi di verticalizzazione, di imbucate con i ragazzi di Giuliano, che fino a questo momento, insomma, avendo iniziato la preparazione solo da 10 giorni, insomma, si stanno comportando molto bene. Attenzione però, c'è l'Ariano che non va affatto preso sotto gamba. Teneriello, arriva il cross lungo verso Iannella, pallone che è uscito oltre la linea di fondo. Finisce al Cervinare, era stato Volzone a effettuare questo cross dalla destra ed è Barbato. È Barbato che ancora lui in possesso del pallone che opera, poi vediamo Sieno, si allunga un po' il pallone, poi cerca lo scambio con Pedrone, ma non si intendono i due, e il recupero da parte di Cornazzano, molto Cornazzani con questi rientri molto bravo, grande spirito di sacrificio da parte dell'attaccante del Cervinara. Pallone che viene rimesso in gioco, il colpo di testa ancora di Barbato che mette la palla in fallo laterale. Siamo arrivati, da quando è chiato il cronometro, 17 minuti di questa prima frazione di gioco, sempre 0-0 c'è il punteggio tra Ariano e Cervinara. Prima giornata del campionato di eccellenza girone A, state seguendo sulle frequenze di User TV il pallone che viene controllato da Borrelli, viene servito Simone Cioffi che appoggia il solito Barbato, poi c'è Martinelli, molto bene Martinelli, 1-2 per Guadagni che supera la pressione, attenzione Guadagni, si presenta la traversa di Guadagni e poi c'è il gol da parte di Cornazzani. È stata una bellissima azione quella del Cervinara, dobbiamo dirlo, è stata un'azione tutta di prima con Guadagni che ha lanciato molto bene Martinelli e poi c'è stato un tiro da parte di Martinelli con la traversa, è arrivato Cornazzani e ha messo il pallone in rete, quindi 1-0 il risultato a favore dell'Audax Cervinara. Quando siamo arrivati al 18° minuto di questa prima frazione di gioco, veramente una bellissima azione, va sottolineata sia per velocità che per la tecnica con la quale è stata sviluppata. Vediamo ora, ci sarà sicuramente la reazione dell'Ariano, conoscendo Del Vecchio, lo vediamo, vorrà il massimo, ed ecco infatti c'è Bernardo, il servizio verso Capodilupo, si affrontano due calciatori esperti, Capodilupo preferisce questo cross sul quale vediamo riesce Volzone ad arrivare, serve Teneriello, ancora Volzone in possesso del pallone, il tocco su Bernardo, ma invece il Cervinara che esce con palla a piede non riesce a controllarla Petrone, ma c'è l'ultimo tocco che è stato di un calciatore della formazione di casa e quindi la rimessa a favore della squadra in casacca bianca. Ancora vediamo il Cervinara che parte da dietro, il pallone affidato al solito Barbato guarda in piazzamento dei compagni, poi serve Guadagni, ancora Simone Cioffi per Guadagni che è stato, diciamo, il calciatore che ha iniziato con una verticalizzazione, dopo aver ricevuto il pallone si è liberato superando un avversario, forse lì Fagiano poteva tentare un'uscita, ma evidentemente poi in campo è tutta un'altra cosa. Il colpo di Simone Cioffi, arriva Guadagni, la palla verso Gianluca De Marco, il suggerimento ancora verso Sieno che fa correre questo pallone sul quale cerca ancora Guadagni di arrivare, fa buona guardia in questa circostanza Zulla, recupera il pallone, lo porta ancora in avanti e c'è il fallo di Borrelli ai danni di Volzone, dovrebbe essere, lo vediamo, sì, di Volzone, e quindi il calcio di punizione. Siamo nel tre quarti della metà campo del Cervinara che è affidata al numero 8 Teneriello, il pallone battuto da Teneriello, vediamo l'arbitro far rettificare la posizione di battuta del calcio di punizione con la palla che viene
affidata all'Andolfi ancora. Si deve attendere il fischio dell'arbitro, ovviamente il regolamento, ma si infastidisce anche il pubblico dello stadio Rezzulli. Il battuto di Teneriele questa volta, esce Scolavino, recupera il pallone l'ex portiere della Nocerina e con le mani mette in movimento ancora Sieno sulla corsia di sinistra, palla verso Borrelli per Barbato, ancora Siena, poi vediamo De Marco, il colpo di tacco di Petrone a far proseguire Cornazzani e arriva il calcio di punizione con un po' di ritardo per il fallo assegnato al Cervinato commesso da Giovanni Conti a giudizio del direttore di gara. Vediamo sul pallone va ancora Gianluca De Marco per battere questo calcio di punizione. Non ha tanti saltatori il Cervinaro, non salgono infatti né Borrelli né Simone Cioffi. Il pallone che viene rinviato arriva a Lupoli di testa, manda in avanti, ma Landolfi va a rinviare il pallone sul quale poi Simone Cioffi salta di testa, poi il solito Barbato per Guadagna, ancora Barbato per Borrelli ancora verso Sieno evita un avversario, poi ne tenta di superare un altro, pallone che finisce fuori, l'arbitro non accorda un calcio di punizione che effettivamente ci è sembrato abbastanza evidente proprio sotto la panchina del Cervinara, e palla ora all'indietro sul portiere Faggiano, c'è la pressione di Cornazzani. Faggiani ricaccia il pallone in avanti, va Borrelli a colpire di testa, il controllo però è della formazione di casa con Teneriello che all'indietro verso Zullo verso Landolfi affrontato da Petrone che gli mette il pallone in fallo laterale. Lariano prova a reagire al svantaggio, ricordiamo il 18esimo, il Cervinara si è portato in vantaggio con il gol di Cornazzani, palla ancora dietro verso Faggiano poi Zullo, lungo questo lancio in avanti con il pallone che viene appoggiato di testa da Lupoli nelle braccia del portiere Scolavino, affidato il pallone a Borrelli, lo scambio con Barbato, poi si fa vedere De Marco, il pallone girato da Petrone, controllato da Cornazzani verso Martinelli, c'è la chiusura di Annella, ma è ancora lì il Cervinara, torna subito in possesso della scena, ancora Lupoli in avanti, in appoggio verso Guadagni, termina a terra Lupoli e poi c'è Borrelli che però perde il pallone, attenzione Forzone, e interviene in seconda battuta De Marco, ma prosegue l'azione Teneriello, attenzione a questi errori che possono provocare pericoli per la porta del Cervinara che fino a questo momento, dovevo dire, è stata impeccabile nel controllare il gioco degli avanti dell'Ariano. E ancora Simone Cioffi che porta palla, vediamo, Simone Cioffi va a proseguire per Cornazzani che protegge il pallone, poi l'appoggio, attenzione va Martinelli, attenzione Martinelli che viene attaccato fallosamente dal numero 3 Coppola, di spalla è stato diciamo l'intervento da parte di Coppola, ma ci è sembrato un po' irruento, forse doveva controllarsi un poco perché a quel punto aveva portato il calciatore sulla linea di fondo e invece è arrivato su segnalazione del guardialinea che era proprio lì, è arrivato il calcio di punizione per l'Audax Cervinara. Vediamo ora sul pallone c'è Guadagni, è Barbato che si incarica della battuta di questo calcio di punizione, si aspetta il fischio dell'arbitro e questa volta sono salite le torri Borrelli e Simone Cioffi, vediamo il cross non troppo alto era stato, vediamo Martinelli l'autore di questo cross. Cervinara che va a rimettere in gioco il pallone con il numero 5 Lupoli
guarda il piazzamento dei compagni, poi serve Guadagni e c'è il pallone che finisce il ballo laterale, l'intervento di Capodilupo spinto con esperienza da Simone Cioffi, quel tantino che lo ha disorientato. Ora Lupoli, il controllo da parte di Bernardo, il rinvio poi di Lupoli in fallo laterale, la rimessa in gioco da parte dell'Ariano con Bernardo che chiama in causa Zulla, allarga il gioco Zulla al sovesce, invece vediamo il Cervinara con assoluta tranquillità recupera il pallone, si affida al portiere Scolarino e poi serve Simone Cioffi, la battuta su De Marco, Cervinara che non vuole buttare il pallone, ecco ora c'è Cornazzani che lo difende molto bene, poi si va a recuperare anche un fallo laterale, questo ragazzo che migliora ogni volta che lo vediamo, questo idolo argentino che è approdato al Cervinara, partita di grande sacrificio, ancora Lupoli, Guadagni, Gianluca De Marco, poi termina a terra Petrone, e Teneriello con le sue lunghe falcate che cerca di superare De Marco, poi questa palla filtrante ma non passa, non passa Zullo, molto bene Guadagni, attenzione, mamma mia che calciatore Guadagni, ancora la verticalizzazione di questo ragazzo numero 8 Scuola Napoli, un po' sfortunato per un infortunio che, da cui sta recuperando, sta ritrovando, ma un calciatore che viene accreditato di grandi numeri. Lupoli, il controllo ancora della formazione cervinarese che è attenta e non molla un secondo, Sieno, poi ancora il passaggio da parte di Guadagni verso Sieno, un po' lungo, il pallone finisce in pallo laterale, la scena passa tra le mani dell'Ariano che rimette in gioco per Landolfi. Ancora vediamo Vesce, se non andiamo errati, pallone, attenzione per Bernardo, la conclusione di Bernardo. È Bernardo che ha ricevuto da Vesce e c'è il raso terra che esce alla destra del portiere Scolavino. Il primo tiro dell'Ariano lo registriamo al 28esimo. Lupoli mette il pallone a terra, la messa per il Cervinara, con il guardalinea Vano di Napoli che segna la rimessa al Cervinara, due guardalinei esperti Vano e Panico, uno è anche un arbitro interregionale per questa partita, forse la rivalità tra le due formazioni ha consigliato una terna esperta. Ancora vediamo Cervinara, non preciso il suggerimento di Sieno verso Guadagni e ora si fa vedere l'Ariano a parare come Cervinara il pallone, Guadagni allarga verso Martinelli, poi Cornazzani che era in posizione di fuorigioco, fuorigioco di rientro segnalato dal Vano di Napoli, guardaline, e può ripartire ora l'Ariano, lo fa con Zullo, affida il pallone a Teneriello, poi la sfera ancora verso Zullo, Vesce con il pallone che esce fuori, ma c'è il fischio dell'arbitro, il calcio di punizione a favore della formazione di casa, sul pallone c'è Zullo che lascia l'incarico a Volzone, vediamo quali saranno le intenzioni di Volzone, il tocco all'indietro verso Landolfi che allarga per Coppola, Coppola ancora per Teneriello, Teneriello il suggerimento verso Esce, niente da fare, controllo e ancora del Cervinara con il controllo molto buono da parte di Senio che se ne va, attenzione Senio,
supera tre avversari, poi c'è il suggerimento su Guadagni, Guadagni in area di rigore, affrontato da Landolfi, il suggerimento di Guadagni, attenzione, c'è Martinello, Martinelli il passaggio dietro verso Barbato, poi Lupoli, Lupoli entra verso l'area di rigore, ancora Lupoli, si allunga un po' il pallone, c'è Barbati che interviene fallosamente, è il Cervinara che poteva concretizzare un'azione costruita molto bene e non concretizzata con i ragazzi di Iuliane che con dei ripetuti tocchi in area di rigore. Attenzione, ora c'è Teneriello che allarga il pallone ancora verso Escia, il suggerimento verso Bernardo, anticipato Bernardo, può riprendere il Cervinara con Petrone, poi ancora De Marco, poi ancora dietro a Borrelli, e ancora dialogano i due, De Marco e Borrelli, pallone su Scolavino e l'appoggio va a Barbato che serve Simone Ciocchi, mostra di controllare con autorevolezza questo tipo di impostazione il Cervinara, evidentemente mister Giuliano ci ha lavorato tantissimo, il pallone ora di Giovanni Conti, il pallone verso Coppola che viene rincorso da Martinelli, poi Coppola si ferma, l'appoggio verso Landolfi, Landolfi la pressione ancora di Barbato che praticamente si mette sulle caviglie dei calciatori, insomma fa da cattura pallone Barbato, veramente una prestazione da incorniciare fino a questo momento del numero 11 dell'Audax Cervinara, ma tutta la squadra si sta muovendo molto 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 bene, limitando moltissime le giocate di calciatori come Bernardo, Capodilupo, Polzone, ora è Simone Cioffi verso Cornazzani e poi attenzione c'è questa pallonata che colpisce in pieno petto, colpisce e ancora il pallone che viene girato di prima intenzione da Barbato verso Petrone che viene affrontato da Zulla, attenzione Petrone, il passaggio corto è sbagliato verso Guadagni, Marco Petrone commette un errore non dei suoi, un calciatore dotato della tecnica, avanza invece Iannella, l'appoggio verso Bernardo e vediamo che c'è Lupoli che controlla il pallone, si va a guadagnare un meritato calcio di punizione. Giocano da veterani questi fuoriquota del Cervinara con grande autorevolezza, dobbiamo dire che stanno dimostrando di avere anche dei mezzi tecnici abbastanza evidenti, consistenti. Intanto abbiamo alzato il cronometro, siamo al 34esimo minuto qui allo stadio Rizzulli di Ariano Irpino. Cervinara in vantaggio per 1-0 in questa prima giornata di campionato del girone A di eccellenza sull'Ariano, il gol al 18esimo di Cornazzani, il, ancora lui va a colpire proprio di testa Giovanni Conti, controlla il pallone, poi serve Landolfi, poi ancora vediamo Coppola, la pressione del Cervinara con Teneriello costretto a ad andare verso dietro e poi vediamo che Landolfi va a togliere il pallone tra le mani di Cornazzani, l'arbitro richiama i due calciatori, insomma è tutto risolto, sono cose che accadono in campo ma poi vedi, vengono superate immediatamente, ancora Teneriello, l'appoggio vediamo verso Landolfi, la respinta, poi c'è Guadagni, si addormenta per un attimo Guadagni e sul pallone Sieno viene anticipato, attenzione da Vesce, va a chiudere molto bene Borrelli, poi il Cervinara che cerca di difendersi ma la palla è ancora sui piedi dell'Ariano con Volzone e Volzone tenta questo cross di esterno con il pallone che finisce sul fondo. Barbato, Simone Cioffi, Cervinara che
prosegue sul tentativo, il tentativo di testa, poi Martinello che guadagni ancora, vediamo Cornazzani che cerca di distreggiarsi, termina a terra Cornazzani e vediamo che decide l'arbitro. L'arbitro punisce Cornazzani, ma non aveva visto che erano due contro uno, non ha visto. Evidentemente lo vede l'osservatore degli arbitri, che abbiamo visto annotare questo intervento del direttore di gara. Zullo intanto per l'Ariano che porta il pallone in avanti, anzi lo affida a Giovanni Conti, ancora a Tenneriello che serve Coppola, Martinelli, intervento falloso di Martinelli. Poi Bernardo, vediamo che Bernardo sul pallone, sale anche Giovanni Conti, colpitore di testa, evidentemente ci sarà il cross in area di rigore da parte del numero 10 dell'Ariano quando siamo al 36esimo minuto di questa prima frazione di gioco. Vediamo la battuta con il portiere che esce molto bene, Scolarino. Prontezza e precisione, e poi si mette a terra Scolavino e vediamo che forse un problema per l'estremo difensore del Cervinara, vediamo forse alla gamba, al ginocchio, non riusciamo da questa nostra posizione a poter distruggere, vediamo però che ha la mano sulla gamba. Arriva il massaggiatore, fisioterapista Gennaro Lengua, che cerca di rimetterlo in sesta, mentre ci avviamo nella parte finale di questa prima frazione di gioco. Con il Cervinare che è sempre in vantaggio per 1-0 per il gol messo a segno da Cornazzani su una iniziativa di Guadagni, il servizio per Martinello, il gran tiro, il pallone che viene respinto dalla traversa e Cornazzani in un'area affollatissima è riuscito a trovare lo spiraglio giusto per mettere alle spalle del portiere Faggiano. Si rialza Scolarino. In avanti da Borrelli, ecco ancora il pallone, questa volta Fagiano però prende la decisione giusta, quella di uscire in anticipo, ed è ancora Giovanni Conti che porta il pallone in avanti, poi l'affida a Zullo, palla ancora all'indietro sul portiere Fagiano che serve Coppola. Vediamo ancora Conti, attenzione, il pallone che viene controllato da Pozzone e c'è Capo di Lupo che si mangia un gol veramente fatto, ed è stato bravo questa volta l'Ariano, è fortunato il Cervinara. E Bolzone da sinistra per Capo di Lupo, solo, e mette il pallone fuori con il Cervinara che per la prima volta si è fatto trovare in preparazione. Occasione per il pareggio da parte dell'Ariano che Capo di Lupo non è riuscito a concretizzare. Palla dietro verso Coppola, palla ancora dietro su Giovanni Conti, dai,
rinvio da parte di Lupoli, lunghissimo. Palla che viene recuperata da Faggiano, lo fa direttamente con i piedi e poi affidata a Giovanni Conti. Si stacca il centrale difensivo dell'Ariano, il servizio tra le linee verso Bernardo, attenzione, e Iannella in possesso del pallone, e Lupoli si oppone e mette la palla in fallo laterale. La rimessa in gioco è per Ariano e poi ancora Bernardo che cerca di conquistare il pallone, si lotta, poi Martinelli che lo recupera, palla all'indietro verso De Marco, De Marco che allunga questo pallone nella terra di nessuno, lo recupera Landolfi che viene affrontato da Guadagni, e ancora Landolfi, attenzione, c'è Petrone che non riesce a controllarlo questo pallone, poteva scattare il contropiede del Cervinare, invece ha alzato ora il ritmo e il baricentro Lariano che si è portato con la difesa all'altezza della linea centrale del campo, e poi vediamo, c'è questo fallo con il calciatore Barbato, che calciatore che non è stato toccato, dobbiamo dirlo assolutamente, ma forse il gioco era ostruzionistico e quindi potrebbe anche starci il calcio di punizione. E arriva quindi questo calcio di punizione quando siamo arrivati al 42esimo minuto nel corso della prima frazione di gioco tra Ariano e Cervinara. Sul pallone ancora Vesce e poi dovrebbe essere il solito Bernardo. Eh sì, è lui che prende le misure, vediamo chi sarà in questa circostanza. Prima era stato Esce, ora vediamo se è Bernardo in una situazione analoga. Va Bernardo direttamente tra le braccia del portiere Scolavino che recupera il pallone. Poi questa volta opta per il rinvio lungo con Simone Cioffi che comanda la difesa e ordina di salire. Pallone a terra di Scolavino, la sfera verso Cornazzani, il colpo di testa di Giovanni Conti, ancora il pallone conquistato dal Cervinara. Lupoli, Simone Cioffi, palla per Cornazzani. Poi il pallone recuperato ancora dal Cervinara con Petrone. Petrone. Scolavino, portiere che rinvia per Martinelli, per Lupoli. Lupoli avanza, Lupoli. Poi ancora Martinelli. De Marco. Guadagni. Petrone ancora per Guadagni, parte Senio, attenzione, c'è Petrone, va alla conclusione Petrone, che pallone che viene ribattuto e poi Iannella saggiamente lascia il pallone al portiere Faggiano che manda subito in avanti il rinvio e colpo di testa, c'è Borrelli all'indietro per Scolavino, poi Lupoli, Martinelli, Barbato, ancora Erso Guadagni, fa sportellate con Coppola, ancora Coppola che si propone, poi c'è Borzone che viene fermato, pallone ancora sui piedi del Cervinara, si lotta, un finale tutto ardore, poi il pallone toccato verso Cornazzani ma finisce in fallo laterale, sarà l'Ariano a rimettere in gioco, siamo al 45esimo. Vediamo se l'arbitro segnala qualche recupero, ci deve essere il recupero, consulta adesso il cronometro. Ed è il Cervinare che però conquista il pallone con il gemello De Marco. De Marco, poi Petrone, ancora all'indietro per Barbato, il pallone in area di rigore verso Cornazzani, attenzione, c'è Guadagni. In area di rigore c'è Guadagni, palla che la controlla, palla ancora verso Petrone,
Cervinara che non affonda, preferisce controllare il pallone, ancora guadagna in area di rigore, la finisce per perdere la sfera, e poi c'è Tenneriello che con un bel gesto tecnico serve il suo compagno Vesce, fermato ancora da Barbato, è andato via anche un minuto di recupero, l'arbitro non lo segnala, brutta abitudine. Il pallone controllato ancora dal Cervinara con Barbato che serve sulla corsa, Petrone non lo trova e quindi poi c'è il fischio del signor Mairani di Firenze che manda le squadre negli spogliatoi per questa finale di primo tempo qui al Renzulli di Ariano Irpino. Ariano 0, Cervinara 1, decide fino a questo momento il gol segnato da Cornazzani al 18° minuto e noi diamo la linea allo studio e ci risentiamo per i secondi 45 minuti. Seguire il secondo tempo tra Ariano e Audax Cervinara. Ricordo il risultato della prima frazione di gioco è di 1-0 per la formazione caudina del Cervinara e gol al 18° di Cornazzani. E Conti con questo passaggio indietro dal bivito verso Faggiano con la pressione ancora di Guadagni, ancora capo di lupo per Tenneriello. Ancora il pallone conquistato però subito da Cervinara che lo manda in avanti assieme. Viene recuperato dall'Ariano il pallone, ora vediamo Bolzone che lo affida a Landolfi. Landolfi che allarga verso Coppola. Coppola si ferma, poi preferisce appoggiare all'indietro su Giovanni Conti. Ancora il pallone in avanti, il colpo di testa di Lupoli che mette in fallo laterale, aveva alle spalle Iannella che era pronto ad agguantare questo pallone, mentre ora vediamo Bernardo che si va a conquistare con grande esperienza si va a conquistare un calcio di punizione. Da posizione defilata quasi all'altezza della linea del fallo laterale arriva anche, vediamo, Vesce. E sono sempre i soliti due che si incarica di battere il calcio di punizione, anzi vediamo che si allontana Bernardo e quindi sarà il numero 7 dell'Ariano a calciare questo pallone verso l'area di rigore. Vediamo che l'arbitro richiama Capo di Lupo e Borrelli, si lotta in area di rigore, c'è anche Giovanni Conti che si è portato nell'area cervinarese il pallone verso la porta e c'è il salvataggio prodigioso sulla linea, ma c'è anche, vediamo il fischio dell'arbitro e vediamo, era stato Senio a salvare. Sugli sviluppi di un angolo, di un calcio di punizione, ma è arrivato anche il fischio dell'arbitro, forse c'è stata una segnalazione del guardialine, e tutto questo è accaduto al secondo minuto, quindi l'Ariano è entrato con altra convinzione in campo. Ora vediamo che l'arbitro fa proseguire Tenneriello, l'appoggio verso Vesce, si deve sacrificare adesso un po' il treno, e c'è l'Ariano che è partito in avanti. Ora vediamo se il Cervinara riesce, fatto per tutto il primo tempo, riesce ad arginare gli attacchi dell'Ariano. Arriva il tiro dalla bandierina, il pallone spiove, c'è il colpo di testa con il pallone che finisce fuori e c'è l'arbitro che corregge il guardialine che aveva segnato l'angolo.
all'Ariano, l'arbitro dice invece che si tratta solo di rimessa dal fondo con Borrelli, che ora manda questo pallone in avanti. La palla arriva a Cornazzani che mette in movimento Martinelli, c'è Coppola che all'indietro per il portiere Fagiano per Zullo e il pallone resta lì. Vediamo la sfera, si alza la bandierina, c'era la posizione regolare di Guadagni, fuori gioco di rientro, ma ha rischiato moltissimo il portiere Fagiano. Cornazzani appoggia il pallone ancora a Coppola, uno dei più positivi dell'Ariano. Il servizio verso Iannella e il rinvio con Lupoli che controlla la sfera, l'appoggia dietro verso Barbato che la rinvia in avanti, il colpo di testa ancora a rinviare, poi c'è Petrone che rilancia questo pallone in avanti con Teneriello che lo va a toccare, Simone Cioffi che ancora ricaccia il pallone lontano con il pallone che viene controllato ancora da Petrone, poi c'è Simone Cioffi. C'è il fallo laterale a favore del Cervinara, il pallone era già uscito quando lo ha toccato Sieno. Vediamo ora anche il pubblico si carica. Barbato evita Bernardo. Avanza il numero 11 del Cervinara, apre il gioco verso Martinelli, c'è l'intervento da parte di Coppola, senz'altro il migliore secondo il nostro punto di vista della squadra dell'Ariano, mentre ora è ancora il Cervinara con Guadagni, cerca l'1-2 con Cornazzani che non riesce e c'è il lungo rinvio con il pallone che viene recuperato dal portiere Colavino che esce quasi al limite dell'area di rigore, poi invita i suoi compagni a salire e opterà per un rinvio. Il rinvio alla verso Cornazzani, il colpo di testa di Conti, quello di Teneriello, il controllo di Volzone che lotta con Barbato, l'appoggio verso Iannella, si conceve, entra Iannella nel campo, poi vediamo l'arbitro ostacola Petrone e il Lupoli che mette il pallone in calcio d'angolo e ora è partito l'Ariano con un'altra volontà, la formazione di Del Vecchio cerca di recuperare questa partita e ora vediamo Vescia, la battuta, il pallone che esce dall'area di rigore con il controllo ancora da parte di Anelli, il colpo di testa di Simone Cioffi, il pallone controllato dal Cornazzani ma torna in possesso dell'Ariano alla sfera. Vediamo ancora Coppola, lo scambio in area di rigore e arriva ancora Simone Cioffi a rinviare il pallone, ma ora il Cervinara non riesce più ad uscire, lo fa con grosse difficoltà. Attenzione, c'è il tiro di Bernardo. Servito da Capo di Lupo. Manda il pallone alto quando siamo al ottavo minuto della ripresa qui allo stadio Renzulli di Ariano. Il risultato è sempre fermo sull'1-0 con il Cervinara. La battuta di Scolavino verso Martinelli,
Martinelli verso Lupoli, Lupoli si prende sul pallone, lo va a difendere, poi vediamo Cornazzani, la sfera che arriva a Petrone, si propone ora, si propone Veroni in area di rigore, poi un solito controllo in più di Marco Petrone mentre Sieno gira questo pallone che viene controllato ora da Lupoli, scivola Lupoli, lo va a riprendere con grande lotta Lupoli, niente da fare, termina di nuovo a terra, l'arbitro dice che è tutto regolare e poi Petrone molto bene in fase di recupero di rientro va a recuperare la sfera, ancora Petrone, il passaggio all'indietro ancora verso Martinelli, il tocco su Guadagni, si accende la partita, la palla verso Cornazzani, Cornazzani non riesce a girarsi per il tiro, poteva essere una buona occasione per il Cervinare, ma ora riparte ancora l'Ariano con grande partita che sale di tono, arriva il fallo ai danni di Bernardo, siamo nel cerchio del centrocampo, il calcio di punizione che viene affidato a Conti, poi se ne incarica Teneriello, ma vediamo il Conti che tocca proprio per Teneriello, Teneriello allarga verso Coppola, Coppola per Iannella, Iannella intendeva servire Colzone, il pallone viene controllato ancora da Coppola e esce dall'area di rigore, poi c'è Bernardo, la conclusione di Bernardo, ancora fuori, arrivano sempre a Bernardo. Quando sono arrivati al decimo minuto, il risultato è sempre 1-0 c'è il richiamo verso il portiere Scolarino. E poi il rinvio verso Cornazzani, sale Conti, pallone che viene alzato al campanile da Barbati, ancora Cornazzani che lotta, fa sportellate questa volta con Landolfi, poi Sieno si incunea molto bene tra due avversari Sieno, poi il servizio verso Guadagni, attenzione Guadagni, Guadagni chiama Lupoli che arriva dalla sinistra, poi ancora verso Martinelli, il passaggio e c'è il tiro da parte di Petrone che manca una occasione veramente grandissima, mette il pallone sull'esterno della rete, un'azione bellissima manovrata da parte del Cervinare. Con Lupoli che ha crossato, ma Petrone spedisce sull'esterno della rete, un vero peccato. Vediamo con l'arbitro, vediamo che richiama Gianluca, Gianluca De Marco, classe 2001, il numero 4 del Cervinara. E ancora Coppola che manda questo pallone in area di rigore, c'è l'intervento di Barbata con il pallone che finisce in fallo di fondo, quindi calcio d'angolo e va il solito Bernardo, certamente insieme a Coppola uno dei migliori, attenzione pallone che resta lì e poi c'è il rinvio con vediamo Landolfi che cerca e trova Giovanni Conti che mette questo pallone verso Teneriello. Servire Petrone, anticipato Petrone, Senio, poi ancora Petrone, serve vediamo De Marco, De Marco allarga il gioco a beneficio di Lupoli, Lupoli si ferma, serve Barbato, cerca di raffreddare il ritmo il Cervinare, ancora Lupoli per vie orizzontali, poi ancora per De Marco, poi per Martinello, ancora il Cervinare che manovra il pallone con Barbato, ora Barbato vediamo supera la linea centrale del campo, Cornazzani fa da spunta, si libera Martinello che riceve in questo momento, Martinelli viene affrontato da Coppola che gli toglie il pallone,
confermando di essere uno dei migliori nelle file dell'Ariano. Ancora Coppola, poi il passaggio verso Landolfi, Landolfi allarga per Zulla e poi la palla finisce a Vesce con il tocco verso Fonzone, il servizio ancora per Landolfi, ancora si fa vedere Coppola, molto bene Barbati che poi si fa prendere anche un calcio di punizione e viene ammonito Iannella, è il primo ammonito della partita, la partita correttissima, mentre vediamo si fa scaldare, se non andiamo arrivati nelle file del cellulare, abbiamo visto alzarsi sia uno dei gemelli De Marco Alessandro, ma c'è anche Casale, mi pare, Casale Giuseppe, che si sta riscaldando, mentre ora vediamo Zullo a rimbalzare il pallone pericolosamente, Petrone non ci ha creduto, il pallone che Senio, ancora palla all'indietro di De Marco per Scolarino, il rilancio in avanti col pallone che finisce direttamente fuori e vediamo chi potrebbe uscire, o Martinelli oppure Petrone, vediamo poco quali saranno le decisioni di mister Pasquale Iuliano. È pronto quindi ad entrare in campo Alessandro De Marco, che ricordiamo ha delle attitudini offensive, eccolo qua, si alza anche il cartellone luminoso, pallone che finisce fuori in fallo laterale, e l'Ariano che manovra con Zullo, che serve ancora Vesce, Vesce e il pallone per Bernardo, non si inventano i due, ed è Scolavino che va a prendersi questo pallone, ancora Scolavino, la battuta lunga verso Cornazzani, fa buona guardia Zullo che di testa gli mette il pallone in fallo laterale, mentre ora si può effettuare la sostituzione, vediamo chi sarà ad uscire, ed è Martinelli, esce Martinelli e al suo posto entra Alessandro De Marco, quindi in campo tutti e due i due gemelli De Marco, che giocano raramente, l'abbiamo visto insieme anche l'anno scorso, quest'anno invece hanno la possibilità di giocare contemporaneamente spiccioli di partita. Siamo al 16° minuto quando si effettua la prima sostituzione e la effettua il Cervinara, ora è Senio per Guadagno, ancora Senio, ancora Guadagno, ancora Senio, poi resta a terra Barrelli e sbaglia questa situazione il Cervinara, che si va a conquistare anche un fallo laterale, mi pare, giustamente l'arbitro corregge ancora una volta il guardialine, è stato netto il tocco da parte di Iannella, ha avuto un'indecisione, attenzione, perde palla Lupoli, poi la riconquista e si va a conquistare anche un fallo laterale. Vediamo ora come si è sistemato il Cervinara, quindi non cambia niente, va sulla destra Alessandro De Marco con questo pallone che viene lanciato, attenzione, verso Petrone, vediamo, ed è Fagiano che ora mette il pallone in fallo laterale pressato da Guadagni. Oh,
Vediamo la rimessa in gioco per il Cervinara con Segno. Il pallone controllato ancora da Guadagni. Si inserisce Landolfi che va a conquistare il pallone. Ancora Landolfi che viene prestato da Cornazzani e poi la palla che viene recuperata ancora da Segno. È Landolfi che appoggia per Giovanni Conti. Avanza il difensore dell'Ariano con Simone Cioppi che mette dietro verso Scolavino. Il pallone che viene controllato ma tanti dubbi su questo intervento, tanti dubbi. Segno viene ammonito per un fallo che forse non ha neanche commesso. Comunque il gioco pericoloso sicuramente c'era, ma l'ammonizione ci sembra veramente troppo. Ci è sembrato che l'arbitro si fa anche influenzare, no. C'è il commissario degli arbitri che relazionerà e farà le sue conclusioni. Intanto però c'è il calcio di punizione, con Bolzone che è uno specialista dei calci di punizione. Vediamo. Vediamo se va direttamente in porta Bolzone, la battuta di Bolzone direttamente tra le braccia del portiere Scolavino. Con le mani mette in movimento Lupoli, supera un avversario Lupoli, ne supera anche un altro Teneriello, finisce a terra e qui il cartellino giallo ci dovrebbe stare per regola scritta. Cosa invece che il signor Mairani di Firenze mostra di non conoscere, il nostro giudizio è... Vediamo. E vediamo, si ristabilisce un po' di tranquillità nella zona di campo dove brilla ancora il sole. Ancora Lupoli mette questo pallone in aria verso Guadagni. Guadagni mette, gira questo pallone, il colpo di testa di Zullo, poi arriva Barbato, palla che arriva a Cornazzani, Cornazzani va alla conclusione, Cornazzani viene respinta dalla difesa dell'Ariano, mentre ora vediamo Corzone, perde palla, c'è il fallo laterale. Rimessa laterale, va a arretrare il direttore di gara, palla dietro verso Coppola, l'appoggio su Landolfi, ancora Landolfi, allarga su Teneriello. Prima partita, squadre che ci sembrano già stanche, e Annella ancora Coppola, c'è il cross direttamente sul portiere Scolavino che recupera con tranquillità il pallone, poi lo fa suo, vediamo. E
e poi arriva la battuta verso Petrone che controlla il pallone. Petrone, vediamo, viene affrontato da Zulla, la palla arriva a Cornazzani, Cornazzani in mezzo a due avversari, Cornazzani Barbato. E poi il pallone che finisce fuori, il fallo laterale a favore dell'Ariano, ma il pallone non viene controllato da Colzone, poi c'è Gianluca De Marco, poi ancora vediamo Petrone che si gira, Petrone, lo scambio non riesce, poi Demeriano che cade a terra, e poi ancora Conti che appoggia il solito pallone a Landolfi, Landolfi che fa, vediamo, per Coppola, poi Bernardo ancora dietro verso Landolfi, la battuta di Landolfi orizzontalmente, ancora per Teneriello, Teneriello per Vescia, e ancora Petrone questa volta molto bene, poi riceve palla, può ripartire il Cervinare, attenzione, se ne va Petrone, si allunga il pallone però Petrone e si fa conquistare un fallo laterale, Petrone che non ha servito, non ha servito guadagni, mentre ora vediamo, arriva anche la sostituzione nelle file del, dell'Ariano, vediamo, esce il numero 4 Iannella e al suo posto entra il numero 16 Fiore, un altro ragazzino in classe 2003, due allenatori, e questa è una sottolineatura che ci piace fare, che vogliono valorizzare i ragazzi, e questo è un fatto che gli fa certamente onore. Vediamo ora la rimessa di Senio, ancora per Petrone, appoggia dietro, poi ancora Senio, attenzione, se ne va Senio, Senio ancora cerca il fondo, Senio il cross al centro, la conclusione di battuta con Mazzani, Cervinara che per poco non andava sul 2-0. E Cornazzani che si è visto ribattere, ribattere il tiro dal difensore, bellissima l'azione di Senio, ora parte anche Alessandro De Marco, poi il solito Landolfi che conquista il pallone per Teneriello, e Guadagni che cerca di schermarlo, poi ancora vediamo Coppola inesauribile, dobbiamo dire Coppola. Attenzione, con il muro entrato Fiore per Bernardo, e poi ancora Teneriello che cerca il varco, basso che arriva ma non c'è nessuno, può ripartire il Cervinara, lo fa Consegno, il pallone lo cerca Cornazzani, arriva invece a Petrone che sbaglia un pallone facilissimo, Petrone, il Cervinara si sarebbe trovato davanti al portiere, invece deve ora stare attento con questo cross di Bernardo che viene controllato, e poi il pallone che resta sui piedi dell'Ariano, c'è Fiore che si libera per la conclusione, Cervinara con il gemello De Marco, Gianluca che controlla il pallone, si lotta per la conquista del pallone, alla fine esce il Cervinara, lo fa con Simone Cioffi, il capitano che porta palla in avanti, il pallone di Simone Cioffi con la squadra, c'è il fallo ai danni di Simone Cioffi, protesta il pubblico, protesta anche Vesce, ma il fallo l'ha fatto ed era anche abbastanza netto, deve già ringraziare che non è stato un minuto. Siamo al
38esimo minuto, forse c'è bisogno del massaggiatore, no, ci rinuncia Simone Cioffi. A riprendere la sua posizione al centro della difesa e c'è il calcio di punizione invece che batterà il Cervinare. Vediamo Petroni sul pallone, la distanza ovviamente non è semplice, ma forse Petrone può tentare la battuta verso la porta, vediamo. La Petrone, con la punizione di Petrone che finisce fuori. Vediamo Zullo, manda il pallone in avanti, colpo di testa, con il pallone che arriva direttamente tra le braccia del portiere Scolatini, sembra sia un po' esaurito l'ardore dell'Aviano, che ha giocato almeno un quarto d'ora ad alti livelli per cercare di rimettere in sesto questa partita, che vede sotto per 1-0, poi vediamo Senio. Il pallone su Guadagni che si gira la sfera e si va a recuperare con grande astuzia, un bellissimo fallo laterale. Il pallone che viene rimesso in gioco, ancora Landolfi che mette fuori, poi vediamo Senio per Guadagni. Perde palla Guadagni, la palla va su Giovanni Conti, palla di dietro, attenzione, attenzione, c'è Guadagni, il passaggio verso Cornazzani, 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 il tiro di Cornazzani, pallone che finisce fuori con una leggera deviazione. Cornazzani, il tiro è deviato in angolo. Servito da Guadagni, Cervinare quindi che batte il tiro dalla bandierina, che batte corto proprio in area di gol di Guadagni, poi c'è il passo di Petrone, Cervinare che si conquista ancora un palo laterale quando siamo al 31esimo minuto della ripresa. Il risultato è sempre di 1-0 a favore della formazione biancazzurra, grazie al gol messo a segno da Cornazzani, che un secondo fa ha avuto l'opportunità per poter raddoppiare. E ancora vediamo Simone Cioffi che serve Alessandro De Marco, vediamo, c'è il fallo sventolato dal guardialine Panico Di Nola e quindi l'Ariano può rimettere in gioco con Giovanni Conti questo pallone sul calcio di punizione. La battuta, il colpo di testa ancora di Gianluca De Marco, poi vediamo il pallone che arriva a Guadagni, Guadagni che termina a terra, c'è Petrone in area di rigore, Petrone, Petrone è costretto ad uscire, Petrone poi l'appoggia all'indietro per De Marco che alza questo pallone sempre verso Guadagni, ancora lui Guadagni, entra De Marco in area di rigore, Gianluca De Marco, poi il cross lungo per il fratello gemello, potevano confezionare questa azione pericolosa, questa azione gol dei due gemelli De Marco, e invece ha dosato lungo il passaggio. Ancora il Cervinare con Guadagni che si incolla il pallone al piede, non lo perde, ancora Senio, poi vediamo Barbato, cerca di controllare il pallone, Lupoli per De Marco, Alessandro, ancora Lupoli e si va a prendere con intelligenza un palo laterale, si rubia in gioco il pallone per De Marco, ancora lui, si ferma De Marco, vediamo sul
linea di fallo laterale. De Marco finisce per perdere il pallone, c'è il cross e c'è il fallo fischiato al gemello De Marco con l'Ariano, quindi che batterà direttamente con il portiere Fagiani. La battuta di Fagiano, il colpo di testa che non arriva, ma Vesce si impone, avrà due avversari, c'è Fiore che fa lo spazio, c'è la deviazione e poi la conclusione che finisce alta da parte di Bernardo. Di Bernardo, sì, di far recogliere anche il pallone. Vediamo che c'è la rimessa in gioco da parte della formazione cervinarese con Scolavino che va alla battuta, salta senza avversari Giovanni Conti, poi salta anche Bernardo con il pallone verso Fabio Di Lupo che ha difficoltà nel controllo del pallone. Capo Di Lupo, il cervinale che lo recupera il pallone, attenzione, parte ancora una volta Guadagni, è solo però con Nazzani, parte Guadagni, aspetta aiuto al rimorchio, lo arriva Lupoli, poi Guadagni ancora verso Lupoli, termina a terra Lupoli, fallo laterale, il pallone controllato da Bernardo che finisce per perdere e arriva il calcio di punizione a favore dell'Ariano che l'ha battuto subito senza perdere tempo. E ancora Landolfi, Landolfi per Vesce, attenzione, ancora Vesce, Senio recupera il pallone, poi che si va a conquistare, va a commettere un fallo ai danni di Segno, quindi trascorrono secondi preziosi, 35 minuti e 20 secondi sul nostro cronometro. Ariano 0 Cervinara 1, campionato di eccellenza girone A, prima giornata, cari amici di User TV. Il pallone in avanti di Borrelli, il colpo di testa a proseguire di Cornazzani, ma non c'è Petrone, riparte invece l'Ariano, lo fa con Giovanni Conti, l'appoggio vediamo sul solito Coppola, Coppola con c'è, entra nel campo Coppola, affida il pallone a Landolfi che lo scarica verso Teneriello, Teneriello ancora col pallone, poi cambia campo per Zullo, Zullo gira questo pallone direttamente verso il portiere Scolavino, Senio, molto bene Senio, lascia sul posto Bernardo, il servizio verso Alessandro De Marco, si fa vedere, riceve Guadagni, Cervinara che vuole far trascorrere secondi preziosi, poi vediamo Barbato ancora verso Lupoli, Lupoli ancora verso Guadagni, Guadagni attenzione, Guadagni, Guadagni cerca di liberarsi al tiro, serve invece Petrone, Petrone all'indietro verso Senio, ancora Petrone, viene affrontato da Fiore, poi ancora Senio, ancora termina a terra Senio. È il pallone che rimane sui piedi dell'Ariano, ancora vediamo la formazione di Del Vecchio che imposta con il solito Giovanni Conti, l'appoggio verso Teneriello, Teneriello guarda il piazzamento dei compagni, poi serve ancora una volta Coppola, infaticabile sulla sua corsia di competenza, poi ancora verso Bernardo, l'appoggio verso Zullo, Zullo per Vesce, Vesce, ma c'è Petrone che fa buona guardia e poi il pallone che va in avanti, attenzione, c'è l'intervento di Giovanni Conte, uno degli ex di questa partita, e il pallone che finisce sui piedi di Fagiano, ancora Fagiano che lancia lungo questo pallone,
con il colpo di testa di Simone Cioffi sul capo di Lupo, ed è Sieno che controlla il pallone, cerca di respirare il Cervinara, poi ancora un fallo netto su De Marco, e questo, se non mi sembra un fallo di ammonizione, io questo non lo so, direttamente sul piede del giovane calciatore del Cervinara. È ancora De Marco che è rimasto a terra. Intanto siamo al 39esimo minuto. De Marco che si mantiene la testa, vediamo. Verso Pedron, anzi Cornazzani, poi c'è Guadagni e poi ancora un fallo ai danni di Guadagni, questo ragazzo che sta uscendo fuori alla distanza con i suoi notevoli mezzi tecnici, e quindi il pallone che viene assegnato al Cervinara con il fallo, il calcio di punizione. Vediamo Lupoli che si sgancia verso l'area di rigore, rimane però Simone Cioffi a guardia di capo di Lupo, rimane anche Borrelli. E vediamo Guadagni e Pedrone sul pallone, fasi finali della partita tra Ariano e Cervinara. Vediamo Guadagni, Cervinara preferisce tenere il possesso del pallone, poi c'è Pedrone, entra in area di rigore Pedrone, la conclusione che finisce fuori, finisce andando, ancora una buona opportunità. Vediamo, c'è una sostituzione, esce e al suo posto entra il numero 14, si tratta di Cornetto. Un rinvio da parte del portiere Fagiano, da parte di Borrelli. Ancora però il Cervinara che manovra con questo pallone, il pallone, il colpo a destra da parte di capo di Lupo, poi Barbato, Teneriello, ancora la palla che è lì, ancora Simone Cioffi da capitano si va a conquistare il fallo laterale. È l'unico Simone Cioffi che ha deciso di rimanere a vestire la casacca biancazzurra della compagnia di Cervinaresi. E il pallone ora viene controllato ancora dalla Cervinara con la sfera che viene messa giù ancora da Conti, che però è costretto dalla pressione di Alessandro De Marco a metterla in fallo laterale. Allora, 42 minuti sul cronometro, anche se è prevedibile, attenzione, c'è Pedrone, entra in area di rigore, Pedrone, ancora lui, poi perde il pallone, Zullo, perde anche un'altra opportunità, Pedrone. Il rinvio da parte di Fagiano, Borrelli alza il pallone per rinviare, poi un fallo laterale,
successo alla formazione di casa. Tenerillo, ancora il Cervinare che esce da questa situazione, lo fa con Barbato, chiama in causa Lupoli che si sgancia dalle retrovie. Lupoli poi si ferma e serve ancora Barbato che perde marca. Ancora Barbato, ancora De Marco, si tratta di Gianluca De Marco. Poi l'apertura per Sieno che si porta in avanti, a fianco a lui sulla sua sinistra ci sta Petrone. Ancora Sieno, il passaggio verso De Marco e poi ancora vediamo Petrone, ancora Petrone, fai gomiti Simone Cioffi per Cornazzani, anzi no, per De Marco. Alessandro De Marco entra in area di rigore, invece Guadagni, la conclusione di Guadagni, centrale para il portiere Fagiano che poi effettua il rinvio, il controllo da parte di Capodilupo, ma arriva Barbato e poi è costretto a questo recupero Giovanni Conti, ancora dietro per il portiere Fagiano, ancora verso il fondo. Siamo nell'ultimo minuto della partita, poi sapremo il recupero che sarà almeno di 5 minuti, pensiamo. Il pallone controllato ancora da Coppola, Coppola ancora lui, viene chiuso da Lupoli in fallo laterale. Ultime concitate fasi della partita, ancora Bernardo, ancora il pallone che finisce in fallo laterale, ancora la rimessa da parte della formazione di casa, è sempre Coppola che va a raccogliere il pallone, lo rimette in gioco a beneficio di Bernardo. Bernardo cerca di girarsi, è lui che evita un paio di avversari, poi il suo cross viene ribattuto, poi il Cervinare che va a recuperare il pallone, lo fa con Guadagni e c'è l'opposizione di Landolfi che si immola letteralmente, mentre ora il pallone è sui piedi del Barbato, del Cervinara, Teneriello che lo recupera, Cornazzani che cerca di dare fastidio, avanza invece l'Ariano, lo fa con, vediamo, Zullo, il pallone di Zullo per Bolzone, vediamo Bolzone e poi carambola sul Bolzone, il pallone che carambola sul Bolzone, ma il guardialine assegna un calcio d'angolo, non vediamo dove l'ha visto questo calcio d'angolo il guardialine, dove l'ha visto il calcio d'angolo, è battuto il tiro, c'è il portiere Scolarino che recupera la sfera, termina a terra, il recupero non l'abbiamo visto, siamo già al 46esimo, il recupero non l'abbiamo visto, non ha alzato neanche la mano il direttore di gara, forse a Firenze non si usa, il pallone che arriva a Petrone, il colpo di testa, poi il Cervinare che manovra nello stretto con Petrone, ancora lui, vediamo, mantiene il pallone in campo Petrone, poi il fallo laterale di Gianluca De Marco, mentre vediamo c'è ancora una sostituzione, entra il numero 15 e esce il numero 6 Landolfi, il numero 15 si tratta di D'Alessio, fatti vedere, siamo al 48esimo. Fagiano, Conti, tutto in avanti, ora l'Ariano, tenta il tutto per tutto. Attenzione, c'è Petrone che va a recuperare questo pallone, il colpo di testa e c'è Fagiano che di testa va a rinviare e poi c'è il fallo di mano. Vediamo, questo era un pallone che andava in rete, a porta vuota, il rosso di rete per Tenerillo. Forza Maru, sul tiro di, e chi
tiro di Cornazzani a porta vuota, visto che era fuori dai pali il portiere. E quindi è espulso Tenerillo. 15, a te. Alto! Calcio di punizione, battuto corto, cerca il controllo del pallone. Ancora guadagni per... fallo laterale per il Cervinare, 49 minuti sul cronometro, non è stato indicato i minuti di recupero, ancora guadagni, ancora guadagni che in mezzo a diversi avversari. E poi vediamo, c'è Barbato che va a commettere il fallo. Vediamo. Siamo nel cinquantesimo. Capodilupo allarga per Coppola che recupera il pallone. La palla viene rimessa dietro da Capodilupo, la raccoglie nessuno per ripartire il Cervinare con Alessandro De Marco che cost to cost termina a terra, l'arbitro indica che è stato colpito il pallone, lo mima, il pallone che viene verso Fiore, si alza la bandierina del fuorigioco. Siamo al cinquantesimo. E 20 secondi, siamo nel sesto minuto di recupero con Simone Cioffi che batte questo calcio di punizione e pare fuori dai pali, pare il portiere e poi arriva il triplice fischio finale dell'arbitro che grazie letteralmente con il Cervinare che conquista i primi tre punti del suo campionato. Vediamo qualcosa sulle panchine, vediamo Bernardo il più acceso, come al solito c'è Del Vecchio che mette pace, ma Bernardo vediamo se la prende con qualcuno della panchina e c'è Simone Cioffi che è andato anche a esultare sotto il settore dove sono sistemati i 25 tifosi del Cervinara. Ora tutto torna alla normalità, noi non possiamo fare altro che chiudere questo nostro incontro qui dallo stadio Rezzulli di Ariano Irpino con il Cervinara che mette in cascina i primi tre punti del suo campionato, una squadra ancora in costruzione che ha reagito con orgoglio e veramente concentrazione, ha dato tutto in campo. L'Ariano ha cercato di rimettere in sesto questa partita, non c'è riuscita la formazione di Del Vecchio, ma aveva anche alcuni assenti nella sua formazione. Sarà quindi certamente l'Ariano una formazione che si potrà rifare, mentre ora i giocatori del Cervinare vanno a festeggiare sotto il settore dove sono i tifosi, tra i fischi dei tifosi dell'Ariano. È tutto quindi, Pasquale Russo vi ringrazia. Ricordandovi che il Cervinare ha battuto qui al Rezzulli di Ariano la formazione di casa per 1-0 con il gol di Cornazzani al 18° minuto. È tutto, un cordiale arrivederci.